Ogni prestito è legato a un interesse, un dato importo che sommato al prestito iniziale si traduce in un sovrapprezzo del capitale per il prestatore. L'importo dell'interesse dipende dal tasso che si è applicato, ossia una percentuale prestabilita sul totale del prestito. Non tutti i tassi di interesse sono uguali. Ci sono tassi su prodotti di risparmio come i conti deposito e i libretti di risparmio, tassi di interesse sui prestiti personali chiamati TAN e di tassi di interesse stabiliti dalla Banca Centrale Europea. Alcuni metodi di risparmio consentono al tuo denaro di accumulare interessi ed in questo caso sarà la banca a pagarti. Un buon conto deposito potrebbe pagare fino all'1% lordo, ma la maggior parte dei tassi è molto più bassa e bisogna tener conto del fatto che molti istituti di credito richiedono un deposito di un importo minimo e talvolta vincolato. Infatti, i depositi vincolati aperti in periodi favorevoli possono fruttare fino a 2,5% e oltre. Un interesse così alto è dovuto al fatto che i fondi vengono trattenuti dalla banca per un determinato periodo di tempo, anche se ultimamente anche i tassi di interesse per i conti vincolati sono scesi sotto l'1%. TAN significa tasso di interesse annuale, applicato a prestiti e mutui. In pratica, il costo del denaro quando acquisti una casa, un'auto o ottieni una linea di credito. Attualmente si attesta tra il 4% e l'8% per i prestiti personali, ma può scendere sotto l'1% se richiedi un mutuo per la prima casa. Essendo un tasso annuale, basta dividerlo per 12 per ottenere il tasso di interesse mensile. Inoltre, per comprare prestiti o mutui offerti da banche diverse, occorre verificare il TAEG, il tasso di interesse effettivo globale, il quale comprende le spese di apertura pratica e altre spese bancarie. Un'altra tipologia di tasso di interesse è quello stabilito dalla BCE, il quale non ci interessa nella vita di tutti i giorni. Ma a livello macroeconomico è un importante indicatore della salute dell'economia. I tassi di interesse della BCE si applicano alle operazioni tra le banche e la Banca Centrale Europea e comprendono tre diverse percentuali. Attualmente lo 0% si applica alle operazioni di rifinanziamento principali, lo 0,25% alle operazioni di rifinanziamento marginali e il 0,50% si applica ai depositi delle banche presso la banca centrale. Questi tassi, adottati nel 2016, rimarranno costanti fino a che l'inflazione non scenderà sotto il 2%. Dunque, per questo video è tutto. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Li leggiamo sempre tutti con molto interesse. E se il video ti è stato utile, non dimenticare di lasciare un mi piace qui in basso perché ci aiuta a crescere e postare ogni giorno nuovi contenuti di qualità. Grazie ancora per essere rimasto fino a qui e a presto!